Le persone fraintenderanno quello che dici e non ascolteranno quello che dici, ascolteranno la voce che loro hanno dentro, le convinzioni che hanno dentro di loro. Qualche tempo fa ho fatto dei video sull'aborto e una delle riflessioni che feci è: se le donne arrivano ad abortire, non c'è da stupirsi se gli uomini giocano al gioco della guerra. E qualche donna, che probabilmente è stata toccata da questa affermazione, dice: non c'è nessuna correlazione tra l'aborto e le guerre. È vero, non c'è nessuna correlazione e non è ciò che ho detto. Quello che dico è che se la vibrazione del mondo va verso la morte, quindi anche le donne, che sono le risorse più straordinarie per dare la vita, curare la vita, far crescere la vita, se anche loro vibrano a quella frequenza, beh, quella frequenza si amplifica nel mondo, si amplifica sempre di più. Quindi se quella frequenza si amplifica nel mondo, non c'è da stupirsi se poi ci sono le guerre, perché è quella frequenza che sta vibrando nel mondo. E con questo non sto dicendo che le donne che fanno determinate scelte sono delle brutte cattivone, no. Quello che scaturisce dentro di me è una maggiore compassione e amore da offrire a queste persone, perché so il dolore che attraversano. Avevo iniziato una serie di video sull'argomento perché degli amici ci hanno contattato per questa questione e quindi ho offerto dei punti di osservazione che normalmente non vengono osservati e dei punti di osservazione che provengono dal mondo invisibile. È un dato di fatto che quando fai del male stai male. E ti invito a non fare del male. E con questo non c'è giudizio, perché poi un altro super mega pippotto che è partito è il giudizio. Non c'è giudizio in tutto questo. È semplicemente l'osservazione di un processo di causa-effetto. Ogni azione è responsabile di una reazione. E non c'è giudizio. Ma in Italia le persone sono state... alle persone in Italia è stato fritto il cervello per quanto riguarda la questione del senso di colpa e quindi spesso in tutte le cose che osservano vedono il senso di colpa o il giudizio. Un modo diverso di affrontare la realtà è quello indiano, bellissimo, di osservazione delle cose. E se remi con remo destro, vai a sinistra. Osservazione, non c'è giudizio. Se remi col remo sinistro, vai a destra. È osservazione dell'azione e della reazione. Quindi l'osservazione è: se causi sofferenza, soffri. Con questo ti giudico? No. È una osservazione. Però spesso le persone, soprattutto quando vengono toccate nel vivo di alcune questioni, si stizzano, vengono su, perché vengono toccate. Quando tu vieni toccato, toccata, quando qualcuno mette il dito dentro la tua piaga e tu hai una reazione, dovresti chiederti perché hai quella reazione, perché probabilmente non stai vedendo la piaga. Ho fatto un video pochi minuti fa proprio su un argomento simile, di questo ragazzo che ci scrive e ci dice: sto insieme a una ragazza che mi causa ira. Quello che succede è che questa ragazza ha degli atteggiamenti, infila il dito da qualche parte e lui reaziona.
fino a questo momento, fino a prima di incontrare questa ragazza, evidentemente non si era reso conto di quella piaga. Quindi quando incontri qualcuno che ti causa delle sensazioni che non ti piacciono, chiediti perché. Perché probabilmente, quindi nel video che ho fatto, dove alcune donne si sono stizzite, beh, chiedetevi perché. Perché probabilmente quel video ha toccato delle piaghe che avete dentro e potete sanarle, potete sanarle. E avete tutto il mio amore incondizionato per ogni scelta. Perché è l'unica cosa che ci resta da fare, l'unica cosa che facciamo durante le cerimonie di The Answer, di The Code, eccetera, quando le persone vengono da noi con questi grandi bagagli di sofferenza. E noi diamo tutto il nostro amore in maniera incondizionata affinché certe ferite possano sanarsi. Con questo è tutto. Mi te saluti, Azzalotto.